Buonasera, sono felice di essere qui questa sera con voi e di avere la possibilità di partecipare a una grande manifestazione popolare per la difesa della democrazia e della legalità repubblicana contro il cancro della corruzione. E d'avoir la possibilità di partecipare a una grande manifestazione popolare per la difesa della democrazia e della legalità repubblica contro i cancers della corruzione. Da circa 25 anni mi occupo di processi e di indagini contro la corruzione, la mafia, i delitti politici e le stragi. Da environ 25 anni, mi occupo di et e di processi la corruzione, la mafia, gli assassinati e les massacres politici.

Che sono stati dilaniati da tonnellate di tritolo nel maggio e nel luglio del 1992. Le dernières a morire ont été le giugio Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che ont été déchiquetés avec les hommes de leurs escorts par desantennes de chilo d'esplosivo a mai e giugno 92. In qualche modo mi considero un superstite. In qualche sorto je me considera comme un survivant. La mia esperienza professionale mi ha tolto molto, ma nello stesso tempo mi ha dato molto. Mon professionnelle m'a beaucoup pris, mais a beaucoup donné. Mi ha tolto l'innocenza culturale, la possibilità cioè di guardare la vita e l'umanità con un sguardo semplice. Et m'a pris mon innocence culturelle, c'est à dire la possibilité de regarder la vie et l'humanité avec un regard simple. Ma in cambio mi ha dato la consapevolezza del reale funzionamento della macchina del potere e delle sue segrete degenerazioni che possono condizionare la vita di un intero popolo lasciato nella inconsapevolezza mais en échange elle m'a fait comprendre le réel fonctionnement de la machine du pouvoir et sue secrète degenerazioni qui possono conditionner la vie de tout un peuple quando lorsqu'il est laissé dans son ignorance

comunicano mediante mille vie segrete che attraversano i terreni della politica e dell'economia. Mais Anne a présanège du au contraire me rends compte que les hommes du communiquer entre eux par des milliers de chemins secrets qui traversent les terrains de la politique et de l'économie. Infatti seguendo le orme degli assassini che si erano sporcante le mani di sangue. En effet en suivant les traces des assassins aux mains tachées de sang. E inseguendo le tracce dei capitali sporchi della corruzione e della mafia riciclati in tutto il mondo, de de entier, mi sono ritrovato a processare insospettabili uomini al vertice delle istituzioni, della politica e della grande finanza. De de per ragioni di tempo mi limito... A titolo di esempio, a ricordare alcuni dei casi dei quali mi sono occupato. Come è stato ricordato, ho processato il senatore Giulio Andreotti, il quale è stato sette volte presidente del Consiglio, 22 volte ministro, ed è stato riconosciuto complice della mafia sino al 1980. Come tout il senatore Giulio Andreotti che è stato sette volte presidente del Consiglio dei Ministri e vado fuori ministro e che è stato recognuto culpabile di complicità con la mafia giusto a 1980. Nell'aprile di quest'anno ho catturato il Libano dove era fuggito il senatore Marcello dell'Utri, fondatore del partito di Forza Italia e braccio destro dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Che è stato condannato alla pena definitiva di sette anni di reclusione. In avril di sette anni, ho fatto apprendere all'Ibon, il senatore Marcello Dell'Utri, fondatore del Partito Forza Italia e bras dell'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, condannato, in dernière instance a sette ans di prison. Mi sono occupato delle indagini che hanno portato alla condanna di sette anni di carcere del presidente della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro. Je me suis des enquêtes qui ont amené a 7 ans de prison du président de la région Sicile, Salvatore Ho ottenuto la cattura di uno dei capi dei servizi segreti italiani, Bruno Contrada, poi condannato a 10 anni di reclusione, e ancora la condanna di uno dei capi della polizia, Ignazio D'Antone. J'ai ottenuto l'arrestation d'un des chefs dei servizi segreti italiani, Bruno Contrada, che è stato ensuite condannato a 10 ans de prison. E ancora la condannazione d'un dei chef della polizia, Ignazio D'Antone. Mi sono occupato di indagini su arcivescovi della Chiesa Cattolica. Je me suis aussi occupé d'enquête sur des arcivescovi dell'Église Cattolica. Alti ecclesiastici accusati di aver messo a disposizione la Banca del Vaticano per riciclare i soldi della corruzione della mafia. Des ecclesiastici euh, au placé che sono stati accusati aver utilizzato la banca del Vaticano per blanchire l'argento della corruzione e della mafia. Potrei continuare con un elenco di centinaia di altri uomini a capo di importanti multinazionali, di banche di affari, di imperi economici in Italia e all'estero.

A carico di uomini al vertice delle istituzioni, della politica dell'economia, accusati di corruzione e di complicità con la mafia, hanno portato alla luce una grave patologia del potere pubblico che può uccidere la democrazia. Le processi tenuti nel corso di queste 20 anni in Italia, per la magistratura, impliquantono più persone delle istituzioni, della politica e dell'economia accusate di de corruzione e di complicità con la mafia. Un grave du qui peut tuer la I processi penali infatti hanno svolto il ruolo di un rito di smascheramento pubblico del reale funzionamento della macchina del potere. Les procès ont en effet joué le rôle de dévoilement public du réel fonctionnement de la machine du pouvoir. I processi penali hanno rivelato le menzogne e i segreti Grazie ai quali ristretti, uomini, ristretti gruppi di uomini potenti hanno abusato della fiducia e della inconsapevolezza del popolo. Le procès ont mis à nu les mensonges et les secrets, grâce auxquels de petits groupes d'hommes puissants ont abusé della confiance et de l'ignorance d'un popolo. E hanno rivelato che questi uomini hanno in sostanza tentato di trasformare la democrazia

Il mondo politico italiano ha spesso accusato la magistratura di volere processare non singoli imputati, ma l'intera storia italiana. C'est aussi pour cette raison que les, la classe politique italienne a souvent accusé la magistrature italienne de vouloir juger non des prévenus isolés, mais l'histoire italienne toute entière. In realtà è la storia che nel suo compiersi anche attraverso la corruzione e i delitti è entrata nei processi penali. In realtà, c'è l'histoire che, dal suo attraverso la corruzione e le massacre è dans le E ciò è avvenuto al di là delle intenzioni dei magistrati, i quali si sono limitati a compiere intangibili su casi singoli e si sono sistematicamente ritrovati all'interno dei labirinti del potere. E se si è arrivato al di là delle intenzioni dei magistrati, che si sono limitati a menare le loro inchieste sulle affari, e che si sono a chaque fois ritrovati nel labyrinthe del pouvoir? A proposito della necessità del potere antidemocratico di operare nel segreto, nella menzogna, consentitemi di ricordare una frase che il cardinale Mazzarino, consigliere politico di Luigi XIV, era solito ripetere al re. A propos de la nécessité, de cette nécessité du pouvoir antidémocratique à ouvrir dans, les, ouvrir dans les secrets et dans la mensonge, permettez-moi de vous rappeler une phrase que le cardinal Mazarin, le conseiller politique de Louis XIV, avait l'habitude de répéter au roi. Maestà, il trono si conquista con le spade e con i cannoni, ma si conserva con i dogmi e le superstizioni. Le trono se conquiert par les épées et les canons, ma se conserve par les dogmes et les superstitions. Cioè, per essere più chiari, aggiungo io, praticando l'arte della menzogna e del segreto. C'è dire, per essere più chiari, praticando l'arte della menzogna e del segreto. Se i segreti del potere sono lo strumento della corruzione ed il veleno della democrazia, e i principali anticorpi per salvare la democrazia da questo veleno. Sono una magistratura indipendente dal potere politico e di una stampa libera e democratica. Se i segreti del potere sono l'instrumento della corruzione e dei poissoni della democrazia, i principali anticorpi per salvare la democrazia di questi de poissoni sono una magistratura indipendente del potere politico e di una pressa libera e democratica. In questo senso, l'Italia è il paese degli estremi e degli opposti. l'Italia è il paese degli estremi e degli opposti. Da un lato, abbiamo una delle corruzioni più gravi d'Europa e siamo stati la patria delle mafie. Da un lato, abbiamo una corruzione parmi le più gravi d'Europa e siamo stati la patria delle mafie. Ma, dall'altro lato, è anche vero che abbiamo il record della magistratura e delle forze di polizia più forti in Europa nel contrasto alla corruzione e alla mafia. Ma che noi record della magistratura e di polizia più forti in Europa nel contrasto alla corruzione e alla mafia. Possiamo anche contare su una stampa che in parte resta libera e indipendente e che stimola la coscienza popolare e la vigilanza democratica sulle degenerazioni del potere. Noi possiamo anche contare su un press che, in parte, resta libero e indipendente, che incoraggia la presa di conscience popolare e la vigilanza democratica sulla degenerescenza del potere. Possiamo dire che l'Italia è uno dei laboratori mondiali più interessanti e vivaci della lotta tra la legalità democratica e l'illegalità del potere nelle sue varie forme. Nous pourrions dire que l'Italie est l'un des laboratoires mondiaux les plus intéressants et les plus vivants dans la lutte entre la légalité démocratique et l'illégalité du pouvoir sous ses différentes formes. Si tratta de la lutte sans quartier cruente qui a lascié sur le campo centinaia de victimes. Il s'agit d'une lutte sans relâche et sanglante qui a laissé sur le terrain des centaines de victimes. Sono stati assassinati magistrati, esponenti delle forze di polizia buoni politici onesti, testimoni de justice e anche giornalisti che hanno pagato con la vita il coraggio di rendere pubblici i segreti del potere. On a assassiné des magistrats, des policiers, des hommes politiques honnêtes, des témoins, des collaborateurs de justice et aussi des journalistes qui ont payé avec leur vie le courage de, leur courage de révéler à l'opinion publique les secrets du pouvoir. Alla lunga lista dei caduti sul campo occorre aggiungere coloro che sono rimasti vivi ma hanno pagato un prezzo altissimo perché hanno visto le loro carriere troncate o sono stati emarginati. A cette longue liste des tombes au champ de bataille, il faut ajouter ceux qui sont restés vivants mais qui ont tout de même payé un prix très élevé car ils ont vu leur carrière subitement brisée ou ont été marginalisés. Dal mio punto di vista uno dei principali punti di forza dell'Italia nel contrasto alla corruzione e ad altre forme di illegalità del potere rispetto ad altri paesi europei è costituito dalla Costituzione antifascista del 1948. Da de mio punto di vista, una delle forze dell'Italia in rapporto ad altri paesi europei nel contrasto alla corruzione e ad altre forme di illegalità del potere è la Costituzione antifascista del 1948. Questa costituzione garantisce l'indipendenza e l'autonomia della magistratura dal potere politico e attribuisce alla magistratura il potere di disporre direttamente della polizia per le sue indagini. Cette constitution garantit l'indépendance et l'autonomie de la magistrature du pouvoir politique et confie à la magistrature le pouvoirs de pouvoir disposer directement de la police pour ses enquêtes. A differenza di tutti gli altri paesi europei L'indipendenza dal potere politico è garantita dalla Costituzione italiana non solo ai giudici, ma anche ai pubblici ministeri. A differenza degli altri paesi europei, l'indipendenza del potere politico è stabilita dalla Costituzione non solo per i magistrati di un siège, ma anche per i parquets. Si tratta di un punto essenziale. Infatti, chi decide quale indagine iniziare e condurle è solo il pubblico ministero. In effetti, ouvrir, e le mener, e le Se il potere politico ha la possibilità di influenzare l'azione del pubblico ministero è in grado di condizionare in realtà indirettamente tutta l'amministrazione della giustizia. Si les pouvoir politique peut influencer sur l'action du parquet, il peut aussi conditionner en réalité indirectement l'administration de la justice tout entière. Infatti, en fait, les juges s'occupent seulement des cas sélectionnés des publics ministères. Anne Felle, magistrat de siège, ne s'occupe que des affaires sélectionnées par le parquet. Proprio grazie a questa garanzia di indipendenza assicurata dalla Costituzione del 1948 la magistratura ha avuto la possibilità di processare migliaia di esponenti del mondo politico e del mondo economico accusati di corruzione e di complicità con la mafia. C È grazie a questa garanties de l'indépendance dalla par la Constitution de 1948 que la magistrature italienne a eu la possibilité de juger des milliers de représentants du monde politique et économique accusés de corruption et de complicité avec la mafia. Di fronte a questa attività della magistratura si è sviluppata una violenta reazione di larghi settori della classe dirigente nazionale e si è creato un conflitto tra magistratura e politica che dura ininterrottamente sino ai nostri giorni. Face a della magistratura reazione par de sample secteur de la classe dirigeante nationale s'est développée et il se crée encore un conflit entre politique et magistrature qui dure sans cesser jusqu'à nos jours. L'offensive contre la magistratura di larghi settori del mondo politico è stata condotta contemporaneamente su tre fronti. L'offensive contre la magistratura d'un grand parti de la classe politique a été menée à Menton sur trois fronts. Il primo fronte è stato quello della comunicazione mediatica. Le premier front celui de la communication Tanti esponenti del mondo politico, tra i quali anche l'ex presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi, hanno sistematicamente accusato i magistrati che indagano su corruzione e sulla mafia di essere magistrati politicizzati che abusano dei loro poteri per fini di lotta politica. Plusieurs rappresentanti della classe politica, parmi le quali l'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, hanno sistematicamente accusato i magistrati che inchiettano su desaffari di de corruzione e mafia dietro dei magistrati politizzati che abusano del loro pouvoir a dei fini politici. Vi fornisco ora un breve elenco dell'espressione di disprezzo utilizzati da tanti esponenti del mondo politico e sui media in questi anni per definire i magistrati italiani. Voici une courte liste des expressions de mépris pris utilisées par plusieurs représentants de la classe politique dans les médias en ces années pour définir les magistrats italiens. Ecco l'elenco. Assassini, terroristi, farabutti, brigatisti, faziosi, sadici. Voici la, la liste. Assassin, assassino, terroriste, delancon, brigadist, sectaire, sadique. Torturatori, perversi da manuale, venduti, menti distorte. perverti, vendu, Folli, predicatori di mostruosità, bugiardi, frodatori processuali. Fou, precheurs de monstruosités, menteurs, usurpateurs de procès. Criminali vestiti da giudici, macigni sulla strada della democrazia, omuncoli bisognosi di una perizia psichiatrica e via l'incanto.

è stato quello della proposta di una serie di riforme legislative per sottoporre il pubblico ministero al controllo del governo. Les confrants sur lesquelles se déroulait cette offensive d'un parti de la classe politique contre la magistrature a été la proposition d'une série de réformes législatives visant à reconduire les parquets sous le contrôle du gouvernement. Tra le tante proposte di legge avanzate in questi anni vi è stata per esempio quella di togliere al pubblico ministero italiano la possibilità di iniziare autonomamente le indagini penali. Parmi le nombreuses propositions de loi de ces années, il y a eu par exemple celles qui visaient a qui proposaient d'enlever de au parquet italien la possibilità d'ouvrir de façon autonome des enquêtes con una nuova legge si voleva riservare il potere di iniziare le indagini esclusivamente alle forze di polizia che dipendono dal potere governativo, in particolare dal ministro degli interni e dal ministro della difesa. Avec questa nuova loi, legge, on voulait riservare la possibilità di des delle exclusivement esclusivamente alla polizia, che è soumise al pouvoir esecutivo e in particolare al ministro dell'interior e della difesa. Sino ad oggi, questi progetti di riforma non hanno avuto successo. Grazie alla resistenza apposta da alcune forze parlamentari e alla mobilitazione di migliaia e migliaia di cittadini comuni che, sollecitati dalla stampa libera, sono scesi diverse volte in piazza per difendere l'indipendenza della magistratura. Jusqu'ici, sì, ces projets de réforme n'ont jamais abouti et cela grâce à la résistance opposée par certains membres du gouvernement et grâce à la mobilitation des milliers de citoyens chi ancora per un presso libro sont descenduti standiou plusieurs fois dans la rue pour défendre l'indépendance della magistratura. Grazie all'azione all congiunta della magistratura che applica una legge uguale per tutti, della stampa indipendente, della vigilanza popolare è stato sino oggi possibile in Italia costruire una linea Maginot per la difesa della democrazia, dello Stato repubblicano contro il dilagare della corruzione e del potere mafioso. Grazie all'azione comune della magistratura che applica la même loi per tutti e grazie a un presa indipendente e alla vigilanza popolare, è stato possibile, fino a mantenere in Italia, di costruire per difendere la democrazia e contro l'espansione della corruzione e del pouvoir mafioso. Il terzo fronte su cui si è sviluppata l'azione di parte del ceto politico per garantire una sostanziale impunità ai suoi esponenti dinanzi alle indagini e alle condanne della magistratura è stato quello delle modifiche del codice penale, del codice di procedura penale, della Amnistia degli indulti. Le tre fronti sulle quali si è sviluppata l'azione di un partito della classe politica per garantire una impunità di fondi a se rappresentanti vis-à-vis delle inchieste e delle condannazioni della magistratura sono state modifiche le code penali, le code di procedura penale, le de proclame desamnistie e le remise des, des de peines. Dal 1990 in poi sono state approvate una serie di leggi che in tanti modi che sarebbe lungo e complicato a spiegare, hanno evitato la galera a tanti politici corrotti. A partire dal 1990, tutta una serie di lois ont été approuvées, des lois que défaçent de fa façon che sarebbe troppo complicato descrivere ici, ont évité sous près à la prison plusieurs hommes politiques corrompus. Nel 2012 è stata approvata una nuova legge che ha ridotto da 12 a 8 anni la pena per il reato di concussione che si verifica quando il politico e il pubblico impiegato chiede il pagamento di una tangente. In 2012 è stata approvata una nuova legge che ha ridotto da de 12, de 12 a 8 anni la pena per il reato di concussione che ha luogo quando un politico o un funzionario demande il pagamento di un po' di vino. La stessa legge ha previsto che il cittadino, il quale denuncia il politico e il funzionario corrotto, al quale ha pagato una tangente, invece di essere premiato, deve essere punito con una pena sino a tre anni. Cette même loi ha previsto che un citoyen che denunça un politico un function corrompiu a chi lo reverse un po devant, au lieu d'être recompensé, dovrà être, être punito avec une peine un pena all'an jusqu'à trois ans. Una legge nuova. Che invece di alimentare la cultura della legalità, incoraggiando i cittadini a denunciare i corrotti, alimenta la cultura dell'omertà, incoraggiando il silenzio e la rassegnazione. Una nuova nuova che, invece di alimentare la cultura della legalità, incoraggiando en i cittadini a denunciare i corrotti, alimenta la cultura dell'omertà, in en incoraggiando il silenzio e la rassegnazione. E ancora sono stati introdotti nell'ordinamento italiano una serie di benefici di legge in base ai quali i corrotti condannati sino alla pena di quattro anni di galera possono evitare il carcere ed essere affidati agli assistenti sociali per una loro rieducazione alla legalità. E ancora, on a una serie di vantaggi secondo quali

E nel pomeriggio si regano da imbarazzati assistenti sociali che dovrebbero rieducarli alla cultura della legalità. In queste anni abbiamo visto dei deputati importanti condannati per corruzione, che le mattine fanno le loi al Parlamento e giocano a perdere uh, la, la patria al Parlamento, e che nell'aprile si rendono da educatori sociali imbarazzati che dovrebbero rieducarli alla legalità. Nonostante tutto ciò, la battaglia nazionale contro la corruzione è ancora in pieno svolgimento. Malgré cela la lutte nationale contre la corruption continue de se dérouler. Sono centinaia i politici e pubblici ministeri che ogni anno vengono arrestati, tra i quali anche ex ministri e parlamentari. Des centaines d'hommes politiques et de fonctionnaires chaque année sont arrêtés et parmi eux il on trouve aussi des anciens ministres et députés. Alcuni di loro sono stati costretti ad abbandonare la vita politica e attualmente sono in galera. Eux ont été Grazie alle speciali leggi italiane sulla confisca dei patrimoni dei corrotti e dei mafiosi, lo Stato italiano ha confiscato decine di miliardi di euro che sono stati restituiti alla collettività. Grâce au loi italienne sur la confiscation de patrimoine de des corrompus et des mafieux, l'État italien a confisqué des dizaines de milliards d'euros à l'érandon alla collectivité. Proprio grazie a queste leggi speciali che mi augurano possono essere introdotte anche in Francia. Ho personalmente, ho personalmente sequestrato, dal 2006 al 2010, 3 miliardi e 500 milioni di euro. E c'è giustamente grazie a queste loi, che ho sperato che saranno anche in Francia, che ho personalmente sequestrato, dal 2006 al 2010, 3 miliardi e 500 milioni di euro. Ciò è avvenuto anche grazie alla collaborazione della Banca d'Italia che ha costituito al suo interno uno special ufficio per aiutare la magistratura nelle indagini del, ricicla del riciclaggio del denaro sporco. Cela au arrivé Grasso aussi alla collaboration avec la Banque d'Italie qui a monté suo interno un bureau spécial pour aider la magistrature dans ses enquêtes sur le blanchiment de l'argent sale. Come si vede, in Italia è dunque in corso una grande battaglia tra il paese legale e quello illegale. Come possiamo vedere, in Italia il y a en ce moment uh, una lutta tra i paesi legali e i paesi illegali. Si tratta di una battaglia totale la cui posta in gioco è il futuro stesso della democrazia e della nazione. Il s'agit di una lutta totale dont l'enjeu è il le, le futuro même della democrazia e della nazione. La Corte dei Conti, l'Organo di giustizia contabile italiana, ha calcolato infatti che la corruzione provoca ogni anno un danno alle casse dello Stato italiano di 60 miliardi di euro, una cifra enorme. La Corte dei Conti, l'Organo di giustizia contabile, ha calcolato en effet che la corruzione provoca ogni anno un danno alle casse dell'Etat a autore de di 60 miliardi di euro, una cifra un enorme. La corruzione sta contribuendo a distruggere in Italia lo Stato sociale, a impoverire la popolazione e a accelerare il declino della nazione. La corruzione è in train de détruire in Italia i servizi pubblici, a appauvrir la popolazione e a accelerare il declino della nazione. A causa dei vincoli di bilancio imposti all'Unione Europea, non è più possibile, infatti,. Sostenere i costi della corruzione aumentando il debito pubblico così come avveniva nella prima repubblica. A causa dei contranti budgetari impossi per l'Unione europea, non è più possibile mantenere e sostenere le cure co della corruzione en augmentant la dette publique come, come non più le ferde l'ordine della prima repubblica. Così oggi il costo della corruzione viene pagato dirottando i Fondi statali dalle spese per i servizi sociali. Anzi, oggi le coup della corruzione è pagata in detournant le fondi e l'argento dell'Etat destinati al servizio pubblico. In altri termini, i 60 miliardi di euro che servono per sostenere ogni anno il costo della corruzione sono sottratti alle spese sociali per la sanità, per la scuola, per i trasporti pubblici, per l'assistenza agli anziani, per gli asili nido e via elencando. Andotermo e i suoi 60 miliardi d'euro che serva a sostenere a che serve a sostenere le cui della corruzione, ont été soustrait aux dépenses pour la sanité, l'école, les transports, l'assistance aux personnes âgées, les crèches et ainsi de suite. Dopo aver esaurito il grasso della spesa pubblica, la corruzione così ha attaccato il tessuto connettivo della nazione, cioè la rete di solidarietà collettiva garantita dai servizi assicurati dallo Stato sociale. Après avoir épisé les gras des finances publiques, la corruption a ainsi attaqué les tissus connectifs de la nation, c'est-à-dire le réseaux de solidarité collective garantis par les services assurés par l'État. La decomposizione progressiva dello Stato sociale di diritto, che impoverisce le masse popolari, si rivela uno straordinario affare sia per la vecchia razza dei predatori della corruzione nazionale, sia per una nuova temibile razza di predatori, cioè i vertici del grande capitalismo finanziario internazionale. La decomposizione progressiva della versione sociale dell'Etat che ha poverito la popolazione si rivela un'affare straordinaria un Aussi si bien pour la vieille école des prédateurs de la corruption que pour une nouvelle et dangereuse race de prédateurs, c'est-à-dire ceux qui sont au sommet du grand capitalisme financier international. Entrambi questi predatori hanno infatti il comune interesse a smantellare lo stato sociale e a privatizzare tutti i suoi servizi. Ces deux prédateurs ont un intérêt en commun, celui de démanteler l'État et de privatiser les services publics. La stessa classe politica che a causa della corruzione e del clientelismo ha portato allo sfascio le imprese e i servizi pubblici, oggi predica il credo neoliberista secondo cui tutto ciò che è pubblico è inefficiente e causa di sprechi, mentre ciò che è privato è efficiente e conveniente per i cittadini. La stessa classe politica che, a causa della corruzione e del clientelismo, ha ruinato le imprese e i servizi pubblici, oggi prêche la credenza néolibérale secondo la quale tutto ciò che è pubblico è inefficace e de di tandis mentre tutto ciò che è privato è efficace e rentabile per i cittadini. In realtà, l'esperienza italiana ha dimostrato come le privatizzazioni dei servizi e delle imprese pubbliche in molti casi non hanno portato alcun beneficio alla collettività ma solo alle finanze personali di pochi capitalisti di aldoppordo e di astuti politici. In realtà l'esperienza italiana ha dimostrato a quel punto le privatizzazioni dei servizi e delle imprese pubbliche non hanno in molti casi portato a alcun vantaggio alla collettività ma esclusivamente alle finanze personali di qualche capitalista o placé e di un politico rivoluzionario. In molti processi penali è stato accertato che le società private che avevano ottenuto l'appalto privato dei servizi pubblici avevano tra i loro soci occulti esponenti del ceto politico o loro uomini di fiducia. au cours de plusieurs procès, il a été établi que certaines sociétés privées qui avaient obtenu des marchés publics comptaient parmi leurs associés, des représentants de, de la classe politique ou des hommes de confiance. Sarebbe un errore pensare che questa sia soltanto una storia italienne? Ce serait une erreur de penser qu'il ne s'agit que d'une histoire italienne. L'Italia in realtà è un laboratorio nazionale in cui grazie all'azione della magistratura, delle forze di polizia, della vigilanza, della stampa indipendente viene reso visibile un complesso processo globale di trasformazione e di ristrutturazione del potere che in altri paesi europei si sta svolgendo in modo invisibile. L'Italia è in realtà solamente un laboratorio laborato nazionale in cui, grazie all'azione della magistratura, della polizia e alla vigilanza di un presa indipendente, è reso visibile un processo complesso e globale di trasformazione e di ristrutturazione del pouvoir che, in altri paesi europei, è in train di svolgersi in façon invisibile. La mia speranza e il mio augurio sono che la lotta italiana contro la corruzione e le degenerazioni oligarchiche del potere non resti un'esperienza isolata, ma diventi un'esperienza condivisa anche in Francia e in altri paesi per costruire insieme un'Europa democratica. Sì. Ce que je souhaite et que j'espère ce soir, c'est que la lutte italienne contre la corruption et les dégénérations euh, oligarchiques du pouvoir ne reste pas une expérience isolée, mais qu'elle devienne une expérience partagée en France et dans d'autres pays pour construire ensemble une Europe démocratique. I nostri nos Lottarono insieme per difendere l'Europa dai mostri del fascismo e dal nazismo e morendo a milioni sui campi di battaglia ci hanno lasciato in eredità il bene dello Stato democratico di diritto. Nos ancêtres ont lutté ensemble pour défendre l'Europe des monstres fascistes et nazis, ammourant par millions sur les champs de bataille, ils nous ont laissé en héritage l'État démocratique de droit. Oggi tocca a noi difendere questo prezioso patrimonio di civiltà e di tramandarle ai nostri figli, difendendo ancora una volta insieme la democrazia dai nuovi mostri della corruzione, delle mafie, della speculazione finanziaria e del potere oligarchico che si traveste da potere democratico. Grazie. Aujourd'hui, il revient à nous de défendre ces patrimoines précieux de civilisation et de les transmettre à nos enfants en défendant la démocratie de la corruption, des mafias et du pouvoir oligarchique.